Oggi è una trasmissione che ha due facce. Una quella positiva, propositiva, intelligente, la quale bisogna puntare in questa regione, l'altra un po' meno, quella che ci fa vergognare. La prima riguarda i nostri studenti, guardate che cosa meravigliosa di cui oggi vi parliamo. La seconda riguarda invece i furbetti dei diplomi taroccati per trovare posto nel sistema della scuola. E di questo ne parleremo nella seconda parte con il provveditore agli studi di Cosenza. Ma adesso voglio parlarvi, cominciare con questa... Le ospitiamo per la seconda volta questi ragazzi, non possiamo fare a meno di ospitarli. Vuoi venire per cortesia, metterti in... vai sul prototipo, eccolo qua. Metti anche in moto adesso, sì? Ci riesci? Eccolo, e questo è il prototipo, l'ultimo prototipo realizzato, professor Mussovapa, realizzato da poco, insomma, questo è il nuovo. Questa è l'ultima macchina che abbiamo realizzato, questa ha gareggiato a luglio del 2017 a Varano, nell'ultima manifestazione che c'è stata, manifestazione italiana, anche se è una manifestazione internazionale, quella che si svolge appunto in Italia. Ed è il nostro ultimo... È il fiore all'occhiello, diciamo. Questo è il fiore all'occhiello del... Che dovrebbe essere il fiore all'occhiello anche di tutto un sistema, no? Che muove direi, intorno... Direi, perché se si pensa che questo è il frutto di un'attività principalmente didattica, che però porta come risultato finale una macchina che è in grado di competere con prodotti simili fatti da università che provengono da tutto il mondo, è chiaro che è una grande soddisfazione. Mettiamo in moto, che dici? Ci riusciamo? No, no. Meglio di no, perché sennò poi qui in studio diventa difficile. Quindi questo è il prototipo nuovo che è stato interamente riprogettato, sì. Sia della meccanica... Noi siamo partiti l'anno scorso, c'è stato un cambio regolamentare e quindi questo ci ha permesso di ripartire praticamente da un foglio bianco e riprogettare la vettura completamente da zero. Perché il motore è diverso rispetto a quello che avevamo nella vettura che abbiamo presentato nella, sì, una volta scorsa quando siamo venuti qui da lei, e abbiamo a questo punto rifatto completamente tutta la macchina. Quindi qui abbiamo diverse soluzioni innovative, abbiamo la macchina che tra l'altro è, possiamo tranquillamente affermare che è il motore più potente tra le vetture aspirate del lotto delle 500 università che partecipano in tutto il mondo a questa competizione. Cioè siamo riusciti a fare una macchina da 105 cavalli, cosa insomma che non... Quanto tempo ci avete impiegato, professore? Questo è il record di questa vettura, è che noi siamo riusciti a, in 10 mesi, partendo a settembre dello scorso anno, a luglio riuscire a partecipare alla gara. Partendo praticamente da zero siamo riusciti da soli, senza il supporto se non economico dell'università, siamo riusciti a realizzare questa macchina. E naturalmente tutto quello che vedete, dalla scocca al motore, tutti gli accessori, tutto realizzato interamente da questi ragazzi ed altri 30 che ci sono, altri 30 diciamo, ragazzi. Che sono quelli che hanno partecipato alla manifestazione. In realtà il team nella sua interezza è quasi 60 persone. Voglio chiedere al capo team, come lo chiamiamo? Noi chiamiamo team leader. Il team leader che adesso sta per cedere il posto al nuovo team leader, quindi arrivederci e grazie, questa esperienza si chiude. Sono tutti ragazzi calabresi, una cosa meravigliosa, che lavorano, studiano all'interno dell'Università della Calabria, lavorano producendo hanno prodotto questo meraviglioso prototipo. Sono giovani calabresi a cui noi spesso non prestiamo l'attenzione dovuta, però sono i nostri ragazzi che fanno queste cose, finiscono poi l'università e se la Calabria non li attrae con opportunità vanno via, ci lasciano e noi andiamo così. Dopo aver investito tanto in questi giovani ci troviamo a dover constatare che se ne vanno dalla nostra terra.
Allora, questa esperienza da quanti anni hai lavorato? Sei stato già in due edizioni, mi sì, pare, no? Sì, quindi sono due anni e mezzo, che sì, tre sono anni. Due anni e mezzo. Il microfono certo, magari sì. Se... Tu, Valdo, dimmi il tuo nome, ripetilo il tuo nome perché noi lo sono conosciamo. Sono Francesco e sono stato il team leader. Francesco, la tua città di provenienza? Rosarno, provincia di Reggio Calabria. Ecco, allora... è stata questa bella esperienza? È stato un anno ricchissimo di soddisfazione. Cosa ti porti dentro? Mi porto dentro veramente il sacrificio e il lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi durante quest'anno, perché aver collaborato in squadra e capire qual è il valore di un gruppo che può arrivare a definire l'impossibile possibile è stato quello la cosa meravigliosa che mi porto dentro. Perché abbiamo avuto comunque tantissime difficoltà e nelle difficoltà comunque ci siamo riusciti, siamo riusciti anche a presentare quello che siamo, non solo in Calabria ma anche fuori. Mi hanno visto, i calabresi hanno fatto questo? No, siamo stati premiati da FCA per i risultati raggiunti l'anno scorso e ci hanno adibito uno stand al Parco del Valentino in occasione del Salone dell'Automobile lo scorso giugno. Chi vedeva il nome Università della Calabria associato comunque alle macchine da corsa in un tessuto industriale dove comunque prettamente automotive, non riusciva a credere che qui in Calabria riusciamo a fare pure macchine da corsa. Però non ne ha parlato nessuno, professor Nuzzo. Sì, questo è il grosso problema, cioè noi per quanto cerchiamo di dare spazio anche alla comunicazione per farci conoscere è sempre così difficile. Tra l'altro noi saremo dal 2 al 10 dicembre anche al Motor Show di Bologna. Oh, che un bellissimo, una vetrina meravigliosa. Una vetrina meravigliosa se si considera che il Motor Show ha più di 1 milione di partecipanti insomma in questi 10 giorni e lì sarà la possibilità di dimostrare, credo a tutto il mondo perché poi il Motor Show è praticamente frequentato da le persone che provengono da tutte le parti del mondo, dimostrare quello che siamo capaci. E devo dire che la nostra vettura, io sono ovviamente orgoglioso del lavoro che noi abbiamo fatto, e sicuramente farà la sua bella figura quando sarà a confronto con le altre università. Mettiamo la centralina sul tavolo del microfono perché sennò okay. Ecco, ci boicotta anche il microfono. Va bene, bene. Come se non bastasse già, il contesto. Già il contesto. Okay. No, dicevo che questo sarà una grande opportunità perché ci permetterà di dimostrare a tutte le persone che vedranno dimostrare il nostro lavoro. E questo voglio dire... per me che seguo questi ragazzi e so i sacrifici che fanno nell'affrontare questa Ma sei affezionato a questi ragazzi adesso? Ogni qualvolta si chiude un ciclo? Che... Questa è la parte diciamo più difficile, ma anche poi quella che apre e che mi dà anche la forza di poter continuare, perché iniziare con nuovi ragazzi è sempre uno stimolo interessante. Tu invece sei ormai una veterana, da due anni, sì, sì. Ripeti quest'anno il tuo nome. Purtroppo abbandono anch'io, sono Bruna, io vengo da Serra San Bruno, provincia di Vibo Valenti. È il mio secondo anno, con rammarico devo lasciare. Anche tu devi lasciare. Sì. Siamo agli sgoccioli ormai, abbiamo concluso 2 anni meravigliosi. Il secondo più intenso del primo, perché ho realizzato un sogno, si può dire. L'abbiamo vista nascere da quando aveva soltanto una piccola ruota. A vederla così, insomma, ancora ora mi viene la pelle d'oca. Il terzo che lascia il gruppo è questo signore che sta seduto esatto, in macchina. Esatto. Gli diamo un microfono così può anche lui dire la sua. Il tuo nome da dove... Io sono Massimo, vengo da Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, e anch'io sono al secondo anno all'interno del reparto corse, e quest'anno, ahimè, purtroppo, dopo aver realizzato questa vettura, e ne uscirò dal team proprio in questi giorni. Che pensi di continuare su questa? Penso di continuare su questa strada, non all'interno del reparto corse, ma lo spero e me lo auguro che all'interno del settore dell'automotive io riesca a trovare poi un minimo di... riuscirò diciamo ad inserirmi, speriamo, chi lo sa. E chissà. Questi ragazzi se ne vanno opportunità. Questi ragazzi, vorrei sottolineare il fatto che questi ragazzi dicono dopo 2 anni me ne devo andare, insomma, è un ciclo che è importante che sia anche fatto in questo modo, cioè nel senso che io ai ragazzi consiglio una partecipazione al team di 2 anni
Proprio perché questa esperienza deve, si conclude questo ciclo, deve servire per maturare, ma non devono poi fare, anche perché per loro è veramente un impegno notevolissimo in termini di energie, in termini di studio, perché voglio ricordare che loro continuano a fare gli esami, continuano a seguire i corsi, e questo lavoro lo fanno la sera, le notti, e quando abbiamo realizzato la macchina non hanno dormito per 2 mesi e hanno lavorato e faticato molto più degli altri. Quindi voglio dire, è un impegno notevole, quindi è chiaro che questo turnover, che in qualche modo risulta difficile, perché è difficile staccarsi da ragazzi che poi hanno anche maturato un'esperienza, con loro riuscirei a fare sicuramente una macchina ancora migliore. Però è giusto che questa esperienza abbia una durata limitata nel tempo e che poi adesso l'esperienza la possano fare altri e che si possa ricominciare agli altri. E in questi anni devo dire che però l'esperienza è stata positiva, perché siamo sempre andati avanti. Bene, questa è la cosa meravigliosa. Abbiamo un nuovo team leader adesso, eh? Da quanto sì. tempo hai assunto? Da circa guarda male però. Il tuo nome da dove Io sono Michele e vengo da Trebisacce, un piccolo paesino dell'Alto Ionio Cosentino. E questo sarà il mio secondo anno al reparto corsi. Come detto, prenderò il posto di Francesco. L'anno scorso è stata un'esperienza bellissima, dico la verità. L'anno scorso ero un po' titubante se far parte del progetto o meno, viste l'impegno che richiede. Però è stato proprio Francesco a convincermi all'epoca ad entrare. Non lo rimpiango. Se lo avesse saputo, non t'avrebbe... No, lo ringrazio per avermi convinto, perché è stato davvero un anno fantastico. C'è anche un ufficio marketing che deve poi pensare di posizionare il prodotto, attenzione mediatica, e della ragazza che sta laggiù, e adesso le inquadriamo con, ditemi voi con quale telecamera, studia comunicazione, il suo nome e da dove vieni? Sono Ilenia e vengo da Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Quest'anno mi occupo della comunicazione, sono responsabile del reparto comunicazione all'interno del. E che progetto hai elaborato per sistemare, per piazzare questa... Sì, stiamo lavorando proprio a un piano di comunicazione per il reparto e stiamo cercando di capire come muoverci per far conoscere meglio la nostra realtà, non soltanto all'interno dell'Università della Calabria, ma anche nei dintorni, diciamo anche fuori dalla Calabria stessa. Hai già cominciato avviato una serie di contatti con... Sì, ci stiamo muovendo al momento soprattutto attraverso i social. Facebook è il nostro social principale, la nostra vetrina principale al momento, ma stiamo cercando di muoverci su altre piattaforme. E stiamo anche organizzando molti eventi, manifestazioni per esporre la nostra vettura e il nostro progetto. Professore, quando ha cominciato e ha immaginato, no, questo percorso, culminato poi con realizzazioni importanti, attorno a sé c'è il vuoto, ha trovato il vuoto, no? Dice vabbè, ma che vuole fare questo? Ma dove vuole andare? Insomma, poi in Calabria, insomma, lasciamo stare, come questo vittimismo, questa incapacità di leggere il positivo, di avere dentro delle cose, insomma, da sperimentare, per misurarsi, vincere le sfide, no? Questa ci vuole tanta capa tosta, dice, no? Inizialmente pensavo che bastasse il progetto per trovare un po' di consenso in giro. E quindi diceva, vogliamo fare questa esperienza, è un'esperienza didattica bellissima, la fanno in tutte le parti del mondo. E pensavo che bastasse questo per avere il supporto. In realtà quello che mi sono accorto è che adesso si sta incominciando a muovere qualcosa, a partire da quelli che sono i risultati che in qualche modo siamo riusciti ad ottenere in questi anni. Consideri, direttore, che noi siamo la terza università italiana nel ranking mondiale e siamo al 91esimo posto su 551 università, quindi siamo tra le prime 100.
Ora, questo modo di fare una valutazione del lavoro dell'università è un lavoro molto oggettivo. Sa che ci sono tanti ranking che dicono le università chi è prima, chi è seconda, chi è terza. In realtà qui ci misuriamo tutti su una macchina. Sul prodotto. Su un prodotto che è questo. Deve essere fatto, tutti allo stesso modo lo devono fare, perché il regolamento è molto, molto rigido. Quindi noi dobbiamo fare la macchina in questo modo. Quando ci confrontiamo con gli altri, qui misuriamo se siamo bravi o se non siamo bravi, se siamo capaci o se non siamo capaci. Allora, lei consideri che noi siamo tra le prime 100 università al mondo per fare macchine da corsa, non macchinette che camminano, ma macchine da corsa, e siamo la terza università italiana. Quindi vuol dire che qui in Calabria stiamo avendo la capacità di costruire, di realizzare, di portare avanti un progetto estremamente complesso, ma senza avere timore di nessuno, cioè potendoci veramente confrontare con le migliori. A testa alta. Diciamo. Assolutamente a testa alta. Scopriamo ancora i nuovi innesti del gruppo. Inquadratemi lui, il tuo nome e da dove vieni. E vengo da Sersala, un paese della provincia catanzarese. Tu che cosa studi? Ingegneria? Ingegneria, sì. E l'anno scorso ho fatto parte del master, che era un gruppo che ha voluto creare Francesco Ingegnere, apposta per i ragazzi del primo anno. E ora quest'anno mi occupo di motore, insieme ad altri ragazzi. Quindi sei uno dei progettisti del motore? Sì, decidiamo quale motore utilizzare e quali sistemi applicare adesso. Quindi questa vettura la conosci bene, insomma, il motore di questa vettura? Sì, abbastanza bene. Poi, come dire, puoi scommettere sulla capacità di essere competitiva questa... Sì, non a caso il nome è proprio Ares, quindi... Che nome gli avete dato? Ares. È il dio della guerra, sì, andavamo a combattere con questa macchina perché volevamo proprio... vincere. Vabbè, ci sono delle possibilità, no? Come no? Assolutamente sì. Uno partecipa per vincere. Assolutamente, siamo... Bene De Coubertin, fino a un certo punto, insomma, no? No, quasi vinci, si vince. E il pilota avete scelto? Qui ce n'è un pilota, c'è Giacomo. Lui è uno dei nostri piloti. E adesso lo sentiamo. Gli date un attimo il microfono a Giacomo, il pilota. Lui non... No, va bene. Lui non va bene come pilota. Dov'è il pilota? Scusate. Eccolo, inquadratemi lui. Il pilota è lui, è Giacomo. No? Grande responsabilità. Intanto, grande responsabilità. Sì, sono Giacomo Multari, vengo da Polistena, un paesino della provincia di Reggio Calabria. La grande responsabilità che c'è sulle spalle di chi guida è non tanto quella di, fare attenzione a non danneggiare la macchina, perché alla fine è un unico prototipo, un unico esemplare, ma è cercare quindi di far fruttare... ti massacro dopo tanto lavoro appunto per questo, dopo tanto lavoro, è cercare di riuscire a far fruttare quello che è stato il sudore e i sacrifici di un gruppo che non è composto da poche persone. Come ha detto prima il professore, sono 60 persone che fanno parte del team, quindi 60 studenti che mettono da parte tutto, a partire dagli esami, a finire anche come la famiglia. Come li mettono da parte? Nel senso che trascurano completamente lo studio, nel senso che del tempo che potrebbero impiegare studiando viene dedicato ovviamente al progetto, perché alla fine è un qualcosa che richiede tempo. C'è bisogno di un brevetto per... Anzi, il regolamento impone che i piloti della vettura non siano titolari di un brevetto, quindi devono essere studenti universitari, perché questo è una... Ma lui è risultato essere più abile? Sì, noi facciamo dei test, facciamo una call, chiamiamo gli studenti che sono disponibili, facciamo fare dei test in pista, verifichiamo chi è più veloce, e Giacomo è uno di quelli che è risultato... tra i più veloci. Una passione? Diciamo che è un qualcosa che grazie a mio padre ho potuto fare fin da piccolo, che è quello delle gare con i go-kart, oltre 10 anni, essendo... un trascorso, insomma, sì. L'adrenalina da pista l'hai già sperimentata, ecco questo. Sì, come dice, da poco più di 10 anni che... E questa per te è competitiva? Molto, molto competitiva. Per chi passa da un kart a questa vettura è un'adrenalina completamente differente. Questa è una... Che velocità?
È difficile dirlo, perché noi la gara che facciamo è una gara che è tipicamente di slalom, cioè non è richiesta l'elevata velocità proprio per motivi di sicurezza, perché imponendo il fatto che non siano piloti, professionisti e cose del genere, la gara viene fatta tipicamente in un percorso con birilli. Quindi non riusciamo mai a, diciamo, verificare, né tantomeno ci... Quindi abilità, diciamo. Molto abilità, la macchina deve essere soprattutto molto maneggevole, quindi con grande coppia per poter avere delle accelerazioni, dinamicamente deve essere una macchina molto prestante. E risponde a queste caratteristiche questa macchina? La risposta è sì, è molto 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 competitiva. Tenete conto che ha uno scatto da 0 a 100 in circa 2 secondi 8, quindi sono numeri abbastanza importanti. C'è qualche insuccesso nella costruzione di questi prototipi? Qualcosa che magari uno dice, ma forse abbiamo sbagliato alcune cose, non siamo riusciti a centrare bene l'obiettivo, c'è mancato... Vede direttore, il progetto della vettura è un compromesso di tante cose. Ovviamente l'elemento fondante è, diciamo, la disponibilità economica che uno ha. Chiaro che quando si costruisce una macchina uno ha più disponibilità economica. E risorse economiche? Dotazioni a questo tipo? Allora, consideri che questa vettura, quella che vede qui in studio, è costata circa 65-70 mila euro. Quindi non una cifra, diciamo, piccola, insomma una cifra importante. Perché è un prototipo, perché è una vettura costruita in esemplare unico, quindi ogni singolo componente qui è stato progettato e realizzato dai ragazzi e ovviamente il costo è un costo importante. E chi è intervenuto economicamente? L'università? Economicamente praticamente l'80%, 70% del finanziamento è dell'università, circa il 20% è del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale e un 10% da sponsor. Ecco, sponsor, insomma. Sennò... Sì, gli sponsor, diciamo, il contributo maggiore degli sponsor è di tipo tecnico. Lo sponsor economico è veramente molto limitato. Il pezzo del motore, una cosa di esatto, questa. Esatto, sì. Un po' di attrezzature, un po' di scontistica. Cambio merci, insomma. Esatto, cambio merci. Esatto, esatto. Banalizzando, diciamo. Sì, direi di sì. Il grosso è sicuramente l'università. È chiaro che avendo a disposizione budget maggiori, uno riesce a migliorare le prestazioni di questa vettura, a migliorare e la componente. Avete provato a bussare ancora all'università per avere qualcosa in più, no? Ma insomma, devo dire che... È già tanto. Sì, poi voglio dire, non è che sappiamo le situazioni, quindi non è che... Certo, noi più otteniamo meglio. Vabbè, però se c'è qualche sponsor che in questo momento esatto. vedendo anche la trasmissione può... Anche perché magari ci sono tante persone che fanno, ci sono tanti imprenditori che sponsorizzano tante cose, ma qui stiamo sponsorizzando anche in cultura. Ma la capacità che hanno i nostri ragazzi, esatto. L'ingegno di questi ragazzi. Esatto, qui promuoviamo la cultura, quindi è un modo di sponsorizzare e di trovare... la possibilità di investire veramente nel futuro dei giovani della Calabria. Però mi rendo conto che è difficile che questa cosa venga recepita. Per esempio, immagino alcune città della Calabria, se io fossi un amministratore chiamerei il team, direi scusate, venite a trovarci nel nostro comune, portate il prototipo, parlate con i ragazzi, confrontarsi, è fondamentale far confrontare i ragazzi con chi ha avuto esperienza già all'università, con chi ha questo percorso, lo ha immaginato, lo insegue questo sogno, è straordinario, del resto, voglio dire, che costa? Hanno il furgone dove piazzare... Noi siamo apertissimi a questo tipo dire, di... Però qualcuno si facesse vivo, ci facesse sentire, utilizzasse questa opportunità, deve essere utilizzata, perché è un patrimonio di esperienze. Questi ragazzi hanno 22, 23 anni, 24 anni, no? Cioè hanno vissuto già un'esperienza meravigliosa, perché hanno costruito qualcosa, questo è parte del loro ingegno, cioè i loro sacrifici, ci sono i loro sogni, le loro ambizioni, la soddisfazione di vedere realizzato un qualcosa che hanno... immaginato, sono cose meravigliose, perché c'è poi chi disegna, chi pensa all'aerodinamicità, esatto. Del mezzo, chi pensa alla motoristica, chi ha le ruote che devono in qualche modo garantire questa, no?
Sì, consideri che noi siamo strutturati proprio come una piccola azienda all'interno del team. Cioè, tra l'altro, questa esperienza didattica che forma i ragazzi dal punto di vista didattico, li forma anche dal punto di vista professionale. Ed una delle cose che, di cui vado molto fiero e che diciamo, ci sta permettendo di arrivare anche a questi risultati, ed è sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questi risultati, è proprio l'organizzazione con la quale siamo strutturati. Nel senso che noi ci siamo dati un'organizzazione interna dove c'è appunto il team leader, prima era Francesco, adesso sarà Michele, ci sono dei responsabili per i vari settori, ci sono dei coordinatori all'interno di questi gruppi, abbiamo degli incontri dove c'è un trasferimento di informazioni che gestiamo in un certo modo, c'è chi si occupa della gestione sportiva, Massimo era quello che si occupava della finanza lo scorso anno, adesso c'è qui con noi, c'è Vincenzo che sarà il nostro responsabile, che si occuperà degli acquisti, degli ordini, di tutto quanto quello che ha a che fare con il mondo esterno e con la fornitura dei servizi. C'è Ilenia che si occuperà della comunicazione. Cioè noi abbiamo cercato di riprodurre in piccolo e di vivere però veramente questa esperienza aziendale. Sì, sì, sì. Okay. Il tuo nome, da dove vieni? Buon pomeriggio a tutti, io sono Luigi, vengo da Cosenza e sono il responsabile aerodinamica di quest'anno. Mi occupo di tutto ciò che riguarda la parte aerodinamica della macchina, ovvero le carene, muso, pange, il pacchetto delle ali. E l'anno scorso insieme agli altri ragazzi ho avuto modo di vivere questa bellissima esperienza e di realizzare tramite software, SolidWorks, utilizziamo un software di modellazione per superfici, tramite il quale abbiamo realizzato Ares, questa fantastica vettura. Io sono ingegnere meccanico, sì. Studio ingegnere meccanico, sì. Sì. Quanto alla laurea? Spero un anno. Un anno farai questo nella tua vita? Sì, spero di continuare a fare questo. Anche qui in Calabria? Non lo so. L'anno scorso, o meglio, l'ultima esperienza che abbiamo vissuto a Varano mi ha dato modo di capire che ci sono diverse aziende fuori che richiedono molto e quindi chiamano già ragazzi. Quindi contattato già un possibile percorso è chiaramente in Calabria. Purtroppo abbiamo poche risorse qua per quanto concerne il campo aerodinamico, anche perché non abbiamo gallerie del vento e quant'altro, che sono cose sostanziali e fondamentali per l'aerodinamica che qua in Calabria purtroppo non abbiamo. Ti dispiace un po' andar via? Certo, sono sempre legato alla terra io, però penso anche al mio futuro. Eh sì, giusto. Ci fermiamo alla pubblicità, poi sentiamo il responsabile degli acquisti, no? Ecco, gli acquisti, bella responsabilità anche la tua, eh? Non vorrei essere nei tuoi panni quando a fine gara si va a fare il conto delle cose che vengono, che magari le cose che hanno funzionato, altre che hanno funzionato meno, e magari la responsabilità di chi le ha acquistate ci sarà, professore. Dovrei essere fustigato se le cose no. Ci vediamo fra poco alla pubblicità. Allora, siamo questi ragazzi che hanno messo in piedi quest'altro prototipo del team corse dell'Università della Calabria. Ho detto bene. Reparto corse. Reparto corse, non c'è più il team, il leader team che praticamente ha dovuto lasciare il posto, poi ci racconterà perché. Responsabile degli acquisti, nome e da dove vieni e che cosa studi? Sono Vincenzo, vengo da Reggio Calabria e studio ingegneria gestionale. A te che compito ha affidato il team? A me ha affidato il compito della gestione finanziaria, sono andato a prendere il posto di Massimo, infatti pure lui. E niente, andiamo a gestire quelli che sono gli acquisti, i contatti con gli sponsor, andiamo a redistribuire. Com'è andata rispetto allo scorso anno? Meglio? L'anno scorso se l'è vista Massimo. Sì, io però, l'ho bene male affiancato. No? Sì. Mica possiamo dare responsabilità solo a lui decidete in gruppo. Era lui il responsabile. Lui è vero, il responsabile, però si consulta, penso, con il gruppo, perché questa è una grande famiglia. È strutturata come una vera e propria squadra corse, no? Però ha al suo interno lo spirito della collaborazione, quasi del clima familiare, perché se no non li fai queste cose. Non dedichi il tuo tempo libero, no? Dopo aver studiato, non so,
3-4 ore al giorno per aver seguito i corsi. Se non hai passione queste cose le fai. Questo è il prodotto della passione, se no o c'è o non c'è. Sì, sì. Infatti penso che qualcuno allettato dall'idea dopo un mesetto, dopo 10 giorni, scusate io me ne vado, arrivederci perché non reggo i ritmi, no? Sì, sì, va bene, chiaro. Capita. Andiamo avanti, tu invece, nome e cognome, da dove vieni? Salve a tutti, io sono Fulvio, vengo da Mantea. Che studi, pure tu ingegneria? Io studio ingegneria dell'automazione, ho fatto ingegneria elettronica, un altro dipartimento rispetto a quello di meccanica. E sono il responsabile elettronica di quest'anno e l'anno scorso ci siamo occupati della progettazione e realizzazione di tutto l'impianto elettrico della macchina e di tutti i vari sistemi di controllo. Che è proprio il cuore della macchina, diciamo, no? Insieme al motore, diciamo, formano il cuore della macchina. Tutto l'impianto elettrico non funziona perché bene. Motore senza elettronica non si accende la macchina, diciamo. E cosa pensi? Cosa vorrei fare in futuro? Beh, io vorrei incentrarmi appunto sull'automotive anche io. E sperare di trovare posto qui, c'è sempre la speranza, però purtroppo non ci sono risorse. E quindi? Si pensa a... Hai già un'idea da dove... No, idee di dove andare non ne ho ancora. Quanto manca la laurea? Un anno. Insomma, sei arrivato, eh? Sì, sì. 12 mesi per pensare un po' come orientarsi. C'è come tempo, fare. Dai. Bene, diamogli il microfono perché è stato in abitacolo dell'auto, del prototipo fino adesso. Ti dispiace che dovrai cedere il posto? Mi dispiace tantissimo dover cedere il posto, o meglio, io spero e quello che mi auguro che negli anni a venire si porterà avanti questo progetto al meglio, questo progetto che noi portiamo nel cuore come esperienza e come ecco cosa porti dentro di te da questa esperienza. Prima di entrare nel gruppo c'è chi mi spingeva per entrare dicendomi che avrei vissuto delle emozioni particolari, grossi sacrifici, ma delle grandi emozioni. Non riesci a crederci fin quando non le vivi, veramente è difficile spiegarle. Infatti, quelle che sono le emozioni, i sacrifici, sì, molto. I sacrifici, le emozioni, lo stare insieme, il creare un team, tanti sacrifici che ti portano poi alla fine a... Tu che studi? Ingegneria gestionale. Io sono stato responsabile della gestione sportiva lo scorso anno, quindi come dicevamo prima, acquisti, l'interfaccia tra fornitore e Università della Calabria, tra reparto corse, una bella esperienza, veramente una bella esperienza. Tu rimarrai in Calabria? Non lo sappiamo, purtroppo non lo sappiamo. Pensiamo ad arrivare, diciamo che viviamo la giornata, pensiamo ad arrivare alla laurea e utilizziamo questo progetto non come punto di arrivo, di ma partenza, come punto di partenza per poi ad Maiora, speriamo. Tu di dove sei? Di Sellia Marina, provincia di Catanzaro. Quindi torni a Sellia Marina dopo. Credo sia molto molto difficile. Poi chi lo sa? Io penso che rimanere in Calabria significa inventarsi un lavoro. E vediamo dopo la laurea che cosa ci prospetta. La nostra terra principalmente, poi, se non ci sono le circostanze per rimanere, per trovare gratitudine in quello che si fa, si va fuori. E come te immagini tu l'impatto col mondo del lavoro calabrese? Diciamo che è una realtà difficile. E purtroppo il contesto aziendale a volte non ti permette di fare determinate esperienze. Non lo so ancora perché mi sono approcciato, diciamo, al mondo del lavoro minimamente col reparto corse. Vediamo poi dopo la laurea che cosa troveremo di fronte, se troveremo un muro contro cui andare a sbattere o troveremo... Ma il cuore che ti dice? Il cuore mi dice che in Calabria si può fare tanto, si può fare molto di più di altre realtà, di altre regioni in cui c'è già un dato livello di sviluppo, perché essendo una regione sottosviluppata c'è un grosso margine di miglioramento. Bisogna capire con quale mentalità ci andiamo a scontrare noi. E questo, se c'è voglia di cambiare, c'è realmente voglia di cambiare. Ma dovete essere voi a cambiare questa regione. Chi la cambia? Bene, però abbiamo bisogno anche della fiducia di voi, della gente di esperienza, delle persone un po' più grandi. Speriamo bene. Dagli il microfono per favore, perché adesso che sta lasciando qui, insomma, non si regge più. Il nostro pensionato. Sì, il nostro pensionato ormai. Che cosa hai elaborato in questi due anni? Diciamo che
sostanziale riforma che abbiamo fatto e che secondo me è anche d'esempio per tante persone è stata quella di cercare di legare il futuro, il presente e il passato del reparto corse. Come? Prima Alessandro parlava di master, a che cosa si riferiva? L'anno scorso durante il reclutamento ci sono stati molti ragazzi del primo anno di ingegneria che purtroppo non avevano le basi per poter affrontare la parte attiva della progettazione. Era un po' una sconfitta dire di no a questi ragazzi. Sentire il microfono più su, sì. Evitiamo così. Ok. Non tenerlo giù che c'è l'antennino. Vai. Quindi era una sconfitta dire di no a questi ragazzi. Quindi abbiamo ideato dei corsi di formazione interna dove chi c'è già stato all'interno del reparto fa il passaggio di conoscenza ai ragazzi nuovi del primo anno in maniera tale da acquisire le conoscenze adeguate per il prossimo anno. Trasferire il know-how per sì, avere la prossima. Quindi i docenti sono stati i ragazzi più anziani del team che hanno fatto da docenti e i ragazzi più giovani. Bellissimo. E chi c'è stato non uscirà dal team, ma farà parte di un gruppo che noi abbiamo chiamato Senato per l'anzianità di chi... Senato, addirittura Senato. Perché c'è la necessità di portare quell'esperienza che c'è già stata a favore e servizio del team che è attivo. Quindi abbiamo creato un legame tra chi ci sarà, chi c'è e chi c'è stato. Bene, questo è molto bello. Tu domani ti laurei, no? Domani è l'ultimo esame. Domani ho il mio ultimo esame. Avrei il mio ultimo esame, sì. Poi sarai un ingegnere di nome e di fatto. Speriamo presto. E dopo? E dopo vediamo, ci proviamo. Come ci abbiamo provato ci siamo riusciti, vediamo. Bravo. Quindi torni alla tua Rosarno. Sì. La questione calabrese è una questione, secondo me, di sensibilità alle cose. Basta trovare qual è quel canale di comunicazione per toccare quella sensibilità. E tutto si apre magicamente. Dovremmo lanciare la campagna di adottare questi Adottiamo gli ingegneri. Adottiamo gli ingegneri, agli imprenditori calabresi dovremmo dire adottate i nostri ingegneri che facciamo un salto di qualità. La cosa importante. Assolutamente sì, sottoscrivo questa cosa. Abbiamo dei ragazzi straordinari, avete sentito, sono meravigliosi. Ma quello è lo strumento. Non nulla da invidiare a chi abita in altre aree del paese. No. E li lasciamo andare via in maniera... Sì, se ne va. Dopo che aver investito tanto nella nuova formazione, esatto. Li lasciamo andare via per la nostra incapacità di intercettare il loro entusiasmo, la loro voglia di fare, la loro preparazione, i loro saperi. Ecco, questa è una cosa terribile. Come fa a crescere questa regione se perdiamo questa opportunità dataci dai ragazzi? Esatto. Quello è lo strumento. Qui stiamo parlando che qui si sta formando una parte della società calabrese di domani, perché per come vive all'interno del team sa che ci sono delle regole, c'è una struttura, deve rispettare determinate scadenze e la formazione dello studente di ingegneria in ingegnere è in uomo donna quello che è. Tu invece che farai? Quando ti laurei? Anche a me manca circa un annetto e dovrei finire anch'io, sì, ingegneria meccanica. E poi? E poi ha ragione Francesco, vedremo. È tutto un'incognita, mettiamo così. Però noi dobbiamo crederci per prima. Avete l'obbligo di provarci, no? Certo, assolutamente. Dovete trovare una società aperta che vi offra delle opportunità. Ma da prima dobbiamo essere noi a crederci, altrimenti come fanno gli altri a credere? È fondamentale. È così. Professore, le aziende del nord sono attenzionate ai nostri giovani, eh? Le aziende del nord vengono qui a cercare i nostri giovani perché li cercano, sanno che sono molto preparati. Scouting, fanno scout, sì, ma noi l'anno scorso abbiamo ricevuto diverse aziende che sono venute a fare colloqui qui con i nostri ragazzi, perché sanno che trovano persone che sono assolutamente preparate. Poi loro sanno che questa esperienza è un'esperienza che li forma anche dal punto di vista professionale. Francesco ama sempre dire, mi piace ripeterlo, perché non l'ha detto lui prima, che quando le aziende chiedono persone che abbiano anche un anno di esperienza professionale, io posso tranquillamente dire che chi ha vissuto un anno di esperienza in questo team si è formato anche professionalmente, cioè non ha soltanto quella preparazione teorica che ha sperimentato sul campo. Assolutamente, perché le posso assicurare, direttore, che questa esperienza che è nata negli anni 70 in America, che voglio dire non sono proprio gli ultimi arrivati, dove questo learning by doing, cioè imparare facendo le cose, è veramente l'esperienza didattica per eccellenza, perché non basta soltanto aver capito il problema e scriverlo su carta, ma quando poi questa cosa si trasforma in qualcosa di concreto,
c'è ancora un abisso che bisogna imparare, che bisogna conoscere, che bisogna capire, e questo abisso lo riescono a scoprire soltanto quando hanno l'opportunità di sperimentarlo. Senta, professore, conosce bene questi ragazzi, cosa si sente di dire alla politica, al mondo imprenditoriale, al mondo produttivo di questa regione? Guardi, io ho iniziato questa esperienza ormai nel 2005, quindi sono passati 12 anni. Ho iniziato che non avevamo praticamente niente, che c'era, come diceva prima lei, un po' il deserto intorno, insomma. E adesso questa esperienza si è fatta importante, è diventata un'esperienza seria, un'esperienza. Negli ultimi 4 anni siamo cresciuti in maniera considerevole. Io ho fatto tante richieste anche ai politici, cosa, in regione. Cosa? Che le devo dire? Quanti voti mi porti? Quanti voti mi porti? Potrei dire che in questi anni circa 600 studenti hanno partecipato. Ma fortunatamente penso siano tutti autonomi, decidono adesso con la sono loro testa, senza lasciarsi. Ma se la politica non capisce che in queste esperienze bisogna investire. Non è venuto mai a trovarvi nessuno? No, non è mai venuto a trovarci nessuno, direttore, non è mai venuto a trovarci nessuno. E probabilmente ancora non ci hanno scoperto, può darsi ancora non lo sanno che ci siamo, non so che cosa bisogna fare più, perché. Questo è triste, no, Francesco? Sì, ma non ci deve comunque mettere in condizione di essere di mollare tutte le speranze in ogni caso. No, questa è un'altra cosa, speranza è un'altra cosa. Va bene, comunque noi andiamo avanti lo stesso, per quelle poche cose che abbiamo riusciamo a dargli un valore molto importante. Cosa rappresenta per voi quest'uomo? Il professore Muzzupappa, ancora prima di essere un professore, è un educatore. Secondo me ha un livello di nobiltà l'educatore più alto di quello di un professore universitario. Ci vogliono molti educatori in Calabria. Chi la pensa come Francesco? Penso un po' a tutti. Tutti. Educatore. Educatore. Da oggi in poi mi farò chiamare educatore. Educatore, quindi. Però è meraviglioso vivere insieme a loro. Sì, si crea infatti voglio dire l'esperienza. Si sta insieme ore e ore, si discute, sì. Si litiga, ingegna per trovare una soluzione al problema sorto all'ultimo istante. Ma credo che questo dovrebbe essere quello che diciamo, la vocazione di quello che dovrebbe essere un docente universitario, quello di stare con loro e imparare da loro e cercare di trasmettere qualcosa, insomma. Quindi per me questo chiaramente è il mio modo di fare e poi mi trovo bene, cioè io sto bene con loro e mi diverto a fare questa esperienza. Senta, professore, ha mai pensato di mollare tutto? Ha avuto un momento di defiance, come dicono quelli che parlano bene. ma mai seriamente, insomma. Devo dire che noi siamo passati. Poi ha guardato negli occhi tutti questi ragazzi, il loro entusiasmo. Ma noi siamo passati da tante, soprattutto i primi anni, tante delusioni, tante sconfitte, perché è stato difficile, non è stato facile. Però le soddisfazioni sono sempre state maggiori e questo è poi poi il fatto che si incontrino sempre ragazzi nuovi e che quindi si possa ricominciare da capo questa esperienza è sempre uno stimolo. Quindi se dovesse ripercorrere le tappe di questa esperienza la sarebbe rifarei tutto. Assolutamente. Ma nulla da rimproverarsi. No, ma sì, da rimproverarmi che ne so, sì, magari sì, qualche cosa, ma. Credo che in linea di massima, tracciando un bilancio tra le cose positive e le cose negative che ci sono state, sono assolutamente soddisfatto di quello che. Qual è il complimento più bello che avete ricevuto? Che vi ha toccato, o non ne avete ricevuto? No, ma io l'affetto dei ragazzi lo percepisco. Quindi voglio e dire. E oltre i ragazzi, andando oltre. Indifferenza? No. Cioè, attenzione, insomma. Sì, moderata. No, moderata. Moderata. Che moderata attenzione, un po' così. Sì. No, devo dire che i colleghi sono sempre molto, si sono contenti, mi stimano questo lavoro. Ma a livello istituzionale? Io credo che ancora forse non, speriamo. Ma quanti anni sono? Sono 12.
E ancora non è arrivato all'orecchio. Sì. Magari aspettiamo, vediamo dopo la trasmissione, sono sicuro. Dopo la trasmissione. Vediamo dopo la trasmissione. Siamo in chiusura. Francesco, lasci il gruppo, però voglio dire, con la soddisfazione di aver realizzato qualcosa di importante, no? Assolutamente sì. Tu quanti anni hai? Io ho X anni. No, lo devi dire adesso ce lo devi dire. Quanti anni hai? Generalmente rispondo con un'equazione, chi la sa risolvere poi sa. No, io no, quindi dammi l'età giusto. Io ho 30 anni direttore. 30 anni in Calabria, come dire, hai sperimentato questa opportunità, ti ha dato modo di, come dire, di vivere questa esperienza insieme agli altri. Hai acquisito conoscenze, saperi, insomma, non è da tutti. No, non è da tutti. È una grande opportunità. Assolutamente, ripeto, si entra da studenti di ingegneria e si esce da ingegneri dopo questa esperienza. Vabbè, adesso devi metterla in pratica. Allora, io vi ringrazio. Grazie a lei, direttore. Abbiamo fatto questo altro percorso. Grazie a lei, abbiamo bisogno del sostegno, del vostro sostegno, del vostro aiuto, perché questa cosa ci serve farci conoscere, ci serve pubblicizzare questa iniziativa, ma per dare spazio a loro. A nome del team la ringraziamo, direttore. Sì. No, io non ho fatto nulla, siete no. Voi che avete fatto, perché se non aveste prodotto situazioni di questo tipo non sarei interessato a voi, anche se mi piace stare con i giovani, mi piace incoraggiarli, perché in Calabria noi abbiamo bisogno di voi, voi dovete cambiarcela questa regione, dovete fare in modo di rompere tutta una serie di situazioni, di tabù, di luoghi comuni che ci consegnano sempre purtroppo in una sfera di negatività che non ci appartiene. La Calabria non è 'Ndrangheta, è anche 'Ndrangheta, la Calabria è intelligenza, capacità, ma dobbiamo trattenerli cultura. Qui però. Dobbiamo trattenerli, come facciamo? Che dobbiamo fare? Non lo so. Adottiamo un ingegnere. Adottiamo un ingegnere. Allora, adesso c'è la pubblicità, poi c'è la seconda parte, parliamo dei furbetti, dei diplomi, cosa molto diversa da questa Calabria che abbiamo visto ora. Questa è una Calabria che ci inorgoglisce, quella no. A più tardi.